sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Bene, abbiamo appena ascoltato l'ultimo capitolo della lettera dei Colossesi, quindi il congedo e i saluti. I saluti ne abbiamo visti soltanto una parte, perché San Paolo qui si dilunga in una serie di saluti personalizzati. Certo, è interessante notare che nell'elenco che è stato omesso nella lettura c'è anche Luca, il caro medico, quindi questo è uno dei passi che attesta non soltanto la conoscenza ma il rapporto intimo che avevano Saluti e San Paolo. E come è noto, San Luca raccolse nel suo Vangelo la quintessenza della predicazione di San Paolo. Qui ci sono, diciamo, delle norme, delle raccomandazioni date ai membri della comunità di comportamento, in parte personale, in parte nei confronti di coloro che erano, diciamo così, stati i fautori della loro conversione, e in parte nei confronti dei membri esterni alla comunità cristiana, quindi coloro che ancora stavano nel paganesimo. E sono certamente raccomandazioni attuali che possono essere evidentemente edificanti anche per noi. Anzitutto, voi padroni date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Sappiamo il contesto, adesso non entriamo ovviamente in questa querella che ci vorrebbe lontano, no? In ogni caso, questo discorso che San Paolo applica principalmente ai padroni degli schiavi, non c'era ancora la schiavitù, che il cristianesimo però immediatamente mitigato e corretto, considerando gli schiavi non cose ma persone, anzi della stessa dignità, figli di Dio, pur evidentemente non sovvertendo immediatamente un ordine sociale, per quanto oggi giustamente ritenuto iniquo, però allora considerato assolutamente normale. La grande rivoluzione del cristianesimo, cioè dire che uno schiavo era una persona non solo umana, normale, ma con gli stessi diritti e con la stessa dignità di una persona che schiava non era, era assolutamente qualcosa di inimmaginabile. Questo perché facciamo sempre attenzione a non accostarci a questi testi in maniera grossolana e superficiale, no? O qualunquistica. In ogni caso, ciò che qui San Paolo dice si applica a tutti i rapporti, non tanto di autorità quanto di, come dire, di titolarità. Ecco. I datori di lavoro oggi li chiameremo nei confronti dei lavoratori. La giustizia e l'equità sono i criteri che devono regolare questa dimensione della vita umana, senza che siano mai violate, perché se si violano la giustizia e l'equità bisognerà rendere conto al Signore di tutti che è nel cielo, no? Cioè qui i termini che vengono usati sono lo stesso sia per i padroni che per il padrone del cielo, che è il termine in greco Kyrios, che si può tradurre anche come Signore, no? È il motivo per cui Padre Pio diceva che Dio era il padrone. È corretto, perché Kyrion è Signore proprio in senso forte, in senso stretto, cioè proprietario assoluto, avrebbero detto i romani, no? Poi si passa alle raccomandazioni personali. Anzitutto, la cosa più importante, la perseveranza nella preghiera, e soprattutto la prima cosa, perseverate nella preghiera vegliando in essa nel ringraziamento. Il termine è eucaristia, quindi chissà se qua San Paolo intendeva il ringraziamento, cioè intendendo una forma altissima, importantissima di preghiera, che è il rendimento di grazie. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Noi diciamo, ci ricordiamo ogni giorno durante i prefazzi della Santa Messa,
oppure separate l'Eucaristia dell'Eucaristia, quindi cioè della bellezza che c'è per esempio nel vegliare nell'Eucaristia. Pensiamo per esempio alla veglia pasquale, è bello vegliare, quindi soltanto qua la messa che tra poco ci attende, bellissima, no? di mezzanotte, sono le due celebrazioni ufficiali, diciamo così, della Chiesa che si celebrano di notte, che sono veramente bellissime, meravigliose, una preghiera notturna che è una cosa proprio tipica del tempo di Avvento. Quindi se qualcuno ci avesse qualche ispirazione, questo è il momento giusto per farsela venire, perché la veglia è proprio la raccomandazione dell'Avvento, no? Io Avvento e Quaresima sono due tempi penitenziali, ma però mentre l'Avvento è proprio concentrato sul raccomandare la vigilanza. Raccomandare la vigilanza vuol dire la preghiera, perché soltanto la preghiera ci fa riconoscere la venuta e la presenza del Signore. La Quaresima, sappiamo, è più polarizzata invece sul versante della penitenza. Ma se li uniamo insieme, preghiera e penitenza, ecco, questi due sono tempi mariani, perché la Madonna raccomanda sempre preghiera e penitenza, preghiera e penitenza, preghiera e penitenza, perché sono i due caposaldi. Ne abbiamo in parte accennato anche questa sera, oggi la festa di San Giovanni della Croce, della sana ascetica cristiana, che cammina su questo binario, perché per giungere ad un elevato grado di santità e di esercizio delle virtù, di dominio di sé, ci vuole una vita intensa di preghiera e non meno intensa di penitenza. Ecco, poi San Paolo raccomanda di pregare per loro, bellissimo, perché Dio ci apra la porta della predicazione e possiamo annunziare il mistero di Cristo, per il quale mi trovo in catene. Le catene si possono tuttora contemplare, ormai nella Basilica di San Paolo c'è ancora una reliquia di una catenella udenti a un collegato San Paolo, e che possa però manifestarlo parlandone come devo. Molto importante questa precisazione, parlandole come devo, non soltanto come è mio dovere, ma anche nel modo dovuto, cioè parlandone bene, quindi parlandone correttamente. Un apostolo ha una grandissima responsabilità di non inventarsi nuovi Vangeli, no? Questo è un tema caro a San Paolo, no? Guardiamo la lettera ai Galati, mi meraviglio che diate retta ad una persona che viene annunciato un Vangelo diverso, ma non ci sono Vangeli diversi, perché quello di Vangelo ce n'è uno solo. E l'apostolo degno di questo nome deve fare sempre attenzione ad avere sempre profondo il senso di responsabilità in quello che fa. Guai a lui se si mette a alterare il Vangelo con convinzioni proprio personali, spacciandole magari queste ultime come Vangelo, perché non risponderà gravemente al Signore. E poi i rapporti con i membri esterni alla comunità cristiana, quelli di fuori, si dice, no? Comportatevi saggiamente, approfittando di ogni occasione. Che significa? Significa questi poveri disgraziati che vivono lontani dalla luce di Dio hanno bisogno di essere in qualche modo attirati. Quindi siate saggi, approfittando di ogni occasione, quindi cercando di cogliere le occasioni, e però vedete il vostro parlare sia sempre con grazia. Qui traduce condito di sapienza, letteralmente condito di sale, ala di alas, sale in greco, per sapere come rispondere a ciascuno. Quindi il modo con cui si porta il Vangelo agli estranei è appunto la grazia e la sapienza e il discernimento dei momenti opportuni e favorevoli in cui parlare, perché non sempre è opportuno parlare,
e la sapienza su questo ci aiuta. Infine, ecco, ci sono le ultime raccomandazioni. San Paolo manda questo suo collaboratore Tichico perché vuole che siano conosciute lo stato in cui si trovava, in particolare in questo caso insieme a Onesimo, sappiamo che c'è la lettera a Filemone di San Paolo che parla di questo schiavo riscattato, no, di Onesimo, di cui si parla anche qui. Ecco perché volesse essere formata la comunità sulla situazione, ecco, di colui che l'aveva fondato, cioè San Paolo, in particolare sulle catene che lui stesso raccomanda a loro, ecco, di rammentare, no? Concludo dicendo il saluto di mio mano, di mio Paolo, ricordatevi delle mie catene. Ecco, ringraziamo il Signore per questo dono che ci ha fatto di approfondire anche questa lettera e, forti dell'esortazione di San Paolo, continuiamo la nostra vigile perseveranza nella preghiera, ecco, nell'attesa del Santo Natale. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.